È in corso la caccia all'uomo, dicono a Scotland Yard e conferma il sindaco di Londra, per trovare l'attentatore, il bombarolo del secchio, come è stato soprannominato perché aveva costruito questa bomba rudimentale aiutandosi con un secchio che è visibile su tutti i social e su tutti i media. Ma mentre in furia, diciamo, la caccia a questo attentatore, che non è un kamikaze, che ha lasciato la bomba sul metrò e poi evidentemente è fuggito per evitare che possa ripetere azioni simili, mentre continua questa caccia si fa già un primo bilancio. Questo di oggi è stato il quinto attacco terroristico in Gran Bretagna nel 2017, quindi 5 volte fra Manchester e Londra ha colpito il terrorismo, si suppone di matrice fondamentalista islamica, legato in qualche modo all'ISIS o all'Al-Qaeda, e questo è il primo dei 5 attentati che non ha fatto vittime, soltanto una 20ina di feriti. Nei 4 precedenti 36 morti, che non sono pochi come bilancio di campagna del terrore. Se a questo aggiungiamo che ci sono stati, secondo quanto ha reso noto la polizia, altri 6 tentativi di attentato dall'inizio dell'anno, sventati dall'intelligence e dai servizi segreti, il bilancio totale è quello della più intensa campagna terroristica conosciuta dal Regno Unito dagli anni 70, quando a mettere le bombe era l'IRA, la fazione nordirlandese che lottava per l'indipendenza appunto dalla Gran Bretagna. Una campagna di tale intensità avrebbe potuto fare anche danni maggiori, l'intelligence li ha ridotti, ma dà la misura di quale sia la minaccia che confronta questo paese.